Ciao mister, volevo chiederti un commento a caldo di questa vittoria e se ti aspettavi meno sofferenza alla fine. Ma nel senso ci sono anche gli avversari, nel senso sono bravi, non è che sono una squadra qualunque, quindi ci hanno messo in difficoltà per le loro armi, perché hanno dei giocatori di qualità dentro il campo, davanti, non hanno mollato un centimetro, quindi comunque bravi anche loro, non è che siamo solo noi, voglio dire. Quindi questo ha fatto sì che comunque una partita che se non riesci a chiudere prima, come ho detto domenica scorsa, rischi poi di portarla fino alla fine con il risultato in bilico, e dobbiamo essere più bravi a migliorarci su questo aspetto, non su quello che si crea prima della fase finale, che comunque se rimango lì tutte le squadre al mondo ti possono mettere in difficoltà. Quindi. E ti ripeto, oggi è successo di nuovo così, è successo che se non riesci poi patisci. Quindi ti aspetti di migliorare su questo aspetto? Comunque, assolutamente sì, perché poi se creiamo, se liberiamo bene l'uomo tra le linee eccetera eccetera, poi dobbiamo concludere, perché altrimenti è un lavoro dispendioso, è un lavoro dove sicuramente si rischia di, non siamo bloccati tutti dietro e cerchiamo di proporre sempre comunque il nostro gioco, ma quando arrivi dalla parte opposta devi essere più cattivo. E questi ragazzi glielo ripeterò da qua finché non vedrò quello che è il risultato di quello che dobbiamo fare. Soddisfatto comunque della vittoria e della prestazione in generale comunque? Per il gioco secondo me sì, un altro fattore molto molto importante oggi secondo me è il caldo, perché effettivamente tutti quanti sono andati in difficoltà di respirazione normale e dobbiamo sopportare la situazione un po' anomala, nel senso che anche riniziare a giocare un campionato con questo caldo senza un pregresso di preparazione, cioè di gioco ciao di gioco continuo, chiaramente diventa anche un problema per i ragazzi che giocano. Assolutamente capibile. Grazie mille, mister. Prego, grazie.